Buona domenica. Provo a rubarvi qualche minuto di questa giornata. Come ricorderete, avevo assunto l'impegno con voi di intervenire di volta in volta su temi amministrativi e sull'attività dei commissari straordinari. Ed è tutto evidente che c'è un'ampia maggioranza trasversale che sostiene l'attività dei commissari, l'attività di governo. Come è tutto evidente che non ci sono voci contro i provvedimenti finora adottati, non c'è un'opposizione civica capace di interloquire sul piano dialettico con la commissione straordinaria, né la commissione straordinaria si sforza in nessun modo di aprire alla comunità, ma soprattutto ai partiti, alle associazioni, datoriali e non, all'associazionismo del terzo settore, una discussione su come si disegna un futuro per la nostra città, come dopo una guerra, perché l'emergenza sanitaria è stata una guerra ed è una guerra, si possa mettere in piedi un percorso di rilancio. Temi lasciati sullo sfondo, come se non riguardassero nessuno, mentre si consumano fatti e misfatti alle nostre spalle. Ad esempio, non è dato sapere, ma lo racconterò io chiaramente, che fine hanno fatto i soldi del treno tram. Non mi risulta che qualcuno abbia chiarito, ad esempio, cosa e che fine hanno fatto i soldi per realizzare le superfici che collega Manfredonia alle Tremiti. Tutte questioni lasciate così, senza risposta. Come è utile discutere su quello che è accaduto anche. Ci lasciamo 9 anni di governo alle spalle, con tante cose buone e tante altre cose meno buone, con un segno drammatico dello scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni criminose, sulla quale questione sarebbe necessario una riflessione attenta e puntuale, invece si punta a dimenticare quello che è accaduto perché qualcuno punta a ricostruirsi una verginità politica, ma io svolgerò un ruolo decisivo anche da questo punto di vista. E invece vorrei oggi con voi sollevare il tema della Tari, la tassa cosiddetta impropriamente dei rifiuti. Perché la sollevo oggi? Perché ho provato a capire cosa sta accadendo dalle nostre parti. Ed è tutto evidente che con l'emergenza sanitaria sono saltati tutti i riferimenti normativi, le scadenze, e quindi c'è una sostanziale possibilità di derogare in maniera anche abbastanza eccessiva dal mio punto di vista. E questo forse non è un aspetto, diciamo, positivo. Sulla Tari è accaduta una cosa straordinaria per certi aspetti. Nel luglio del 2019 c'è stato un aumento. Questo aumento è passato del tutto inosservato. Se l'avesse fatta la Giunta Riccardi, diciamo, la delibera, se ne sarebbe parlato anche oltre i confini europei. In questo caso la delibera è passata assolutamente inosservata, se non per la pubblicazione del giornale online Stato Quotidiano, che ha fotografato in quel momento un atto che chiaramente aumentava la Tari di 825.000 euro. Ripercorreremo brevemente tutti gli atti amministrativi per poi arrivare a una conclusione rispetto alla quale io fornisco elementi che dal mio punto di vista possono essere utili, anche perché non vorrei, come diciamo qualcuno ha fatto impropriamente, perché alcune questioni andrebbero trattate sul piano istituzionale, non vorrei che si scarica
a chi stava prima. Allora, io proverò a mettere le cose in ordine e poi vediamo se qualcuno fa lo sforzo ad aiutare questa discussione piuttosto che a lanciare accuse pretestuose e senza, diciamo, il sostegno di atti amministrativi. Voi ricorderete bene che questi due atti che sono segnati, quello del 30 marzo 2019 e quello del 18 aprile 2019, sono atti che delineano la fine dell'esperienza della Giunta Riccardi. E parliamo di due atti che hanno creato mille fibrillazioni. Il primo, quello del 30 marzo, è una delibera di approvazione del PEF, del Piano Economico Finanziario dell'ASE, pari a 10,7 milioni. Come vedete, le tre voci che lo compongono, quella più importante è il costo del servizio spazzamento, raccolto e smaltimento, poi ci sono i maggiori oneri del 2017, 263 mila euro, e poi il costo, i costi comuni per costo tari 2019 per 580 mila euro circa, che sono i costi di riscossione, accertamento, contenzioso e costo del personale comunale utilizzato per la determinazione della TAR. Sono 10,7 milioni. Cosa accade? Il 18 aprile la maggioranza di governo praticamente stabilisce una TARI pari all'anno precedente, c'è la necessità di allineare la TARI al PEF, si va in consiglio comunale il 18 aprile, un giorno prima che le mie dimissioni diventano esecutive, si riduce l'importo della TARI a 168 mila euro, quindi si chiede ai cittadini di pagare 10 milioni e 500 mila euro circa. Fase travagliatissima. Si votò questo provvedimento, dopo vennero meno i voti anche per votare il bilancio, tutti via, sostanzialmente ad un giorno dalle mie dimissioni esecutive, il Consiglio Comunale non approvò neanche il bilancio. Cosa accade dopo? Il 31 luglio 2019, praticamente l'ultimo giorno utile per i riequilibri di bilancio, il commissario straordinario Piscitelli, con una sua delibera il 31 luglio, fa un lavoro chiaro: aumenta la TARI di 824 mila euro. Dagli atti c'è una situazione abbastanza bizzarra rispetto alla quale io non mi dilungo, però c'è una richiesta di ASE che è legata all'atto amministrativo di 1,057 milioni, poi si definisce invece un importo in aumento solo per 824 mila euro. Con successiva delibera del 31 luglio, il commissario straordinario prende atto del disavanzo di gestione e dà indicazione all'ufficio tributi di emettere il ruolo al 30 novembre 2019. Quindi noi al 30 novembre 2019 dovevamo ricevere il ruolo suppletivo da pagare in aggiunta a quello che avevamo già ricevuto. Sostanzialmente questo non accade, perché noi siamo fortunati, perché il comune di Manfredonia, avendo chiuso ogni tipo di rapporto con gestione tributi da circa un anno, fa fatica a riscuotere i tributi locali e, non essendo in grado di fare il ruolo, per fortuna questo accade. Il 27 novembre la commissione straordinaria rinvia il pagamento del ruolo suppletivo al 30 marzo, poi, come sapete, arriva l'emergenza sanitaria e il differimento al 1 giugno 2020. Io chiaramente, nella lettura di questa delibera, non avevo grandi elementi per poterne definire il suo contenuto e ne ero nelle condizioni di poter verificare gli importi. Poi man mano, chiaramente, il tempo aiuta e aiuta soprattutto a capire cosa accade. Guardate, queste notizie sono nella disponibilità di tutti, non sono notizie che sono patrimonio solo di Riccardi o che Riccardi ha avuto per qualche via strana. Se voi andate sul portale dell'osservatorio regionale, rispetto a Manfredonia trovate tutti i dati necessari sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, e noterete anche, vi sembrerà strano, che Manfredonia ha performance sulla raccolta differenziata molto ma molto alti, pari al 67%, che forse rappresenta uno dei dati migliori
del Sud Italia. Ma tralasciando questo elemento, io vorrei passare ai costi di smaltimento. Perché tengo a sottolineare questi aspetti? Perché vorrei evitare che, come è accaduto nel passato, si continua a dire quelli che stavano prima, quelli che stavano prima. Se dovessi dire io quelli che stavano prima, non ne usciamo più. Allora proviamo invece a capire cosa dicono i dati. E i dati dicono una cosa semplicissima. Non li ripercorro tutti, ma se voi vedete il periodo fino a maggio, sostanzialmente il periodo di governo che mi riguarda, noi avevamo un sostanziale pareggio. Nei 4 mesi avevamo marcato un dato negativo, negativo solo di 9.000 euro. Cos'è accaduto successivamente? Una cosa molto semplice. Qui è evidente che io non do la responsabilità ai commissari straordinari. Guardate, sul tema dei rifiuti io ho fatto battaglie quotidiane. Abbiamo avuto una regione su questo tema assolutamente, diciamo, assente per molti aspetti, che ha costretto i comuni ad aumentare la Tari perché gli impianti pubblici non sono mai partiti, perché si continua a foraggiare il sistema privato del ciclo dei rifiuti con aumenti spropositati, adesso andremo a guardare. Questo è quello che è accaduto ai 3 commissari, che però hanno la responsabilità politica anche, dico io, della gestione di questa fase. Ed è tutto evidente che se non sgomiti ci sono gli altri che lo fanno al posto tuo e si collocano in impianti dove il rifiuto a smaltirlo costa di meno. Dal 1 giugno 2019, come vedete, noi siamo passati da un impianto Maia Rigenera a quello di Ecodamnia con un bel più 65 euro tonnellata. Cosa è accaduto per, e stiamo parlando di forzo, di umido per intenderci, cosa è accaduto per rifiuto secco, quindi indifferenziato, che siamo passati dall'impianto Cisa Spa a quello di Conversano. E quindi siamo passati da 140 euro tonnellata a 191 euro tonnellata più 51 euro. Che cosa è accaduto nella sostanza? È che io francamente faccio fatica a capire come è stato possibile determinare un importo di 825.000 euro. È accaduto questo, che se noi raffrontiamo il PEF approvato nel 2019, i costi di smaltimento e trasporto erano 3 milioni e 100, i ricavi dalla raccolta differenziata meno 700.000 euro, il totale del costo di smaltimento era 2 milioni e 4. Chiaramente sul PEF definitivo 2019 ho fatto un'approssimazione, questo importo è un importo, diciamo, che può pagare qualche conseguenza sul piano dei numeri. Costo di smaltimento, come voi potete notare, 3 milioni e 8, quindi abbiamo avuto un più 700.000 euro di aumento, i ricavi da raccolta differenziata meno 900.000 euro, cioè abbiamo fatto più raccolta differenziata di qualità, abbiamo ricavato più importi, diciamo, in entrata dagli impianti, il totale costo di previsione di smaltimento è di 2 milioni e 9. La differenza tra previsione e il dato definitivo è di 500.000 euro e qui non di 825.000 euro. Poi è accaduto un'altra cosa interessante: la Regione Puglia ha praticamente introdotto, per maggiori oneri di conferimento e quindi trasferenza del rifiuto, la possibilità ai comuni, qualora giustificassero questi maggiori oneri, la possibilità di un contributo, un sostanziale rimborso. Ho notato sul sito dell'Ager che ci sono tutti i comuni, questa è una delibera che riguarda il comune di San Severo, tranne il comune di Manfredonia, che però per ragioni comparative io ho determinato, e spero che da questo punto di vista i commissari si attivino in tempi rapidi, ho preventivato un contributo di straordinario di 200.000 euro, quindi dovremmo avere un più 300.000 euro. Adesso questo aumento cozza in maniera molto ma molto decisiva con l'aumento che ha previsto il commissario, la commissione straordinaria di 825.000 euro, cioè abbiamo
un aumento significativamente più ridotto rispetto a quello previsto. In questo caso l'emergenza sanitaria in qualche modo ci aiuta, ma sarebbe consigliabile che l'aumento non ci sia, che con l'approvazione del PEF del 2020, ritenuto tra l'altro che col Cura Italia è stata introdotta una norma che prevede la possibilità di approvare il PEF riferito all'anno precedente, quindi al 2019, e di poi successivamente fare una sorta di conguaglio a fine anno. Io ritengo che sia utile evitare in una fase storica così importante e decisiva qualsiasi tipo di aumento, efficientando se possibile il servizio sul piano dello smaltimento. Ritenuta necessaria la necessità di adottare un atto anche di riduzione della tariffa della TARI a carico di tutte quelle attività produttive che nella buona sostanza non hanno lavorato in questo periodo di tempo e che hanno lavorato poco, far leva sull'ecotassa regionale perché i comuni vengano ristorati dei maggiori oneri e anche delle risorse necessarie per far fronte alle riduzioni, ed arrivare quindi ad un provvedimento che cancelli il provvedimento del commissario, della Commissione straordinaria di aumento di 825 mila euro e riponga la questione in termini di parità rispetto alla tariffa 2019 con il supporto e il sostegno di azioni concrete da parte della Regione da una parte e all'efficientamento sulla raccolta differenziata e lo smaltimento dall'altra. Grazie.